Britney Spears, dopo gli eccessi, ecco com'è la sua, seconda, vita. Nei suoi due decenni di carriera, Britney Spears ha venduto oltre 140 milioni di dischi in tutto il mondo, confermandosi regina incontrastata del pop. Tuttavia, il suo successo ha vissuto momenti bui. L'ultimo nel 2007, quando un brutto esaurimento la costrinse ad allontanarsi dalle scene. Oggi, però, la biondissima cantante ha ricostruito la sua immagine e la sua carriera. E ha inaugurato una seconda vita. Da parti gir la mamma. Negli anni 2000, oltre che per la sua voce, Britney Spears era famosa anche per il suo amore per le feste. Con Paris Hilton e Lindsay Lohan non saltava un party. Il fondo lo toccò nel dicembre del 2006 quando, il giorno del suo 25esimo compleanno, fu fotografata dai paparazzi mentre scendeva da una macchina in minigonna, senza biancheria intima. L'immagine scatenò i media, e costrinse la pop star a scrivere un post sul suo sito, in cui si giustificava, "Tutto quello che faccio riceve più attenzione di quanto meriti". Era da tantissimo che non uscivo coi miei amici, e non festeggiavo il mio compleanno da due anni. Sto guardando ad un nuovo anno, a nuova musica, a una nuova me. Tuttavia, Britney Spears non cambiò atteggiamento, seppure nei mesi successivi continuasse a negare di avere un problema. So di non essere perfetta, ma so anche di essere sotto una lente di ingrandimento. Sono però capace di prendermi un momento per pensare a me stessa. Sono più matura, e mi sento finalmente libera, scriveva nel gennaio 2017. Oggi, la pop star, alle feste neppure ci pensa. Ed è molto impegnata a fare la mamma per Sam Preston e Hayden James. Amo stare in casa a leggere un libro, o a cucinare, ha raccontato nel corso di un botta e risposta su Tumblr a luglio del 2016. E, il suo ultimo compleanno, lo ha festeggiato agli Ingle Ball di Los Angeles, insieme ai suoi figli. Di quei figli, Britney Spears dopo il divorzio da Kevin Federline ad ottobre del 2007 aveva perso la custodia. Oggi, che li sta crescendo col suo ex marito, la maternità invece è la sua priorità. I miei bambini hanno smussato la mia personalità, mi hanno riempita. Loro vengono sempre prima di tutto, ha dichiarato. Nuovo amore, carriera ritrovata. Durante gli anni bui del suo passato, Britney Spears non sapeva prendersi la responsabilità delle sue azioni, puntava continuamente il dito contro i paparazzi, il suo manager, il suo ex marito e così via. Solo al terzo tentativo, riuscì a disintossicarsi nel marzo del 2007 da alcol e psicofarmaci. Oggi, la pop star ha fatto i conti con tutti i suoi problemi dall'ansia al disturbo bipolare di cui soffre, e non ha più paura di prendersi la responsabilità delle proprie azioni. Anche solo avere un capello fuori posto mi faceva agitare. Oggi, grazie alla maternità, ho imparato ad accettarmi. E per me questo è un traguardo enorme, ha confessato l'anno scorso. In passato vittima di amori sfortunati e tormentati, Britney Spears è oggi felice accanto a Sam Asghari, cantante e modello persiano, di cui si dice pazzamente innamorata. Spesso accusata di cantare in playback. Lo scorso giugno ha rotto il silenzio, poiché ballo molto, a volte mi capita di fare un po' di playback, ma è tutto bilanciato con il canto dal vivo. Nello stesso mese, durante un concerto a Singapore, ha intonato Happy Birthday per uno dei suoi ballerini. Dando prova di saper cantare, per davvero.
E così, tra un nuovo amore e una carriera al suo secondo inizio, Britney Spears sta oggi vivendo una seconda vita. E sembra, questa sì, meravigliosa.